Una novità importante per il comune di Colico: sorgerà una nuova caserma dei carabinieri nel comune dell'Alto Lago, che servirà appunto per i cittadini di Colico, ma non solo. Siamo con il vice sindaco di Colico, Davide Ielardi. Vice sindaco, una novità importante sicuramente per il vostro paese. Sì, una novità importante, voluta fortemente dall'amministrazione Gilardi, da tutto il territorio, tant'è che l'accordo locale semplificato ha coinvolto, oltre al nostro comune, la comunità montana, che si è fatta portavoce, delle necessità anche degli altri comuni che sono sotto la giurisdizione della caserma, quindi Dorio, Derio, Valvarrone e Sueglio. E inoltre fortemente voluta anche da Regione Lombardia, che ha finanziato l'opera per quasi 2 milioni e 600 mila euro. Quindi un'opera di cui si parla da un trentennio, mi dicono, io non mi ricordo perché 30 anni fa ero piuttosto piccolino, quindi da 30 anni richiesta al territorio e credo che nei 2 anni, massimo 2 anni e mezzo, il territorio avrà quest'opera fortemente voluta, importantissima per mantenere il presidio dei carabinieri a Colico, per potenziarlo e per quindi andare incontro a tutte quelle esigenze che oggi la cittadinanza ci sta chiedendo. L'ampliamento si è reso necessario sostanzialmente per due motivi. Il primo, che l'attuale caserma dove sono insediati i nostri carabinieri, che svolgono comunque un lavoro molto molto importante, si impegnano quotidianamente, è in condizioni piuttosto fatiscenti, vetuste, quindi questa è la prima motivazione. Inoltre, quella caserma non permetteva, anche investendo delle somme per fare la manutenzione straordinaria, fare la ristrutturazione, di potenziare l'organico perché gli spazi erano piuttosto piccoli. Abbiamo quindi deciso di investire anche risorse proprio del comune importanti per quasi 1 milione di euro di risorse nostre, per andare a costruire su un terreno comunale, che adesso è in comproprietà con la comunità montana, una nuova stazione media tipo A che si sviluppa su 3 piani, un seminterrato di 500 metri, un piano terra di altri 500 metri dove ci sarà tutto lo spazio, diciamo, della logistica, gli uffici, dell'arma, e poi un piano primo con 4 alloggi di servizio per i carabinieri. Quest'opera permetterà di avere un organico sino a 14 unità, quindi quasi raddoppiare le unità che attualmente invece sono impegnate nella caserma di Colico. Allora, l'opera sorgerà in un terreno, come dicevo, comunale di circa 1500 metri, sito nell'incrocio tra via Madonetta e via il Boscone. In prossimità, e anche qui per dare un segnale comunque di vicinanza anche all'attuale, c'è una scuola lì, abbiamo l'Istituto Marco Polo superiore, quindi anche vicino a questa importante scuola che abbiamo, nelle prossimità della strada provinciale 72, quindi è a 50 metri dall'immissione con una rotonda nell'SP. L'opera ha un quadro economico complessivo di 3 milioni e 700 mila euro, che viene finanziata per 2 milioni e 590 mila euro dalla Regione Lombardia, che ringrazio con l'occasione per veramente lo sforzo che ha fatto per andare incontro alle esigenze del territorio, da 925 mila euro da risorse proprie del Comune di Colico e poi 185 mila euro che vengono dati dalla Comunità Montana, che ha ricevuto 50 mila euro contributo di un imprenditore dell'Alto Lago che vuole rimanere anonimo, però lo ringrazio che ha dato questo contributo avendo colto anch'esso questa necessità del territorio. Poi 30.000 euro li ha messi il comune di Dervio, che fa parte comunque dell'area di competenza della nostra caserma, 10.000 euro il comune di Valvarrone, la differenza 95.000 euro che sono risorse proprio della comunità montana. È stato approvato l'esecutivo settimana scorsa dalle competenti giunte, comunità montana e comune di Colico. La comunità montana, che è l'ente attuatore dell'opera, ho sentito ieri il responsabile dell'ufficio tecnico, sta indicendo le procedure di gara. Vorrebbe chiudere la gara con l'aggiudicazione verosimilmente per fine del mese di giugno 2023, per poi fare tutte le procedure inerenti e conseguenti e avviare le opere di costruzione nell'autunno 2023, ovviamente salvo imprevisti ad oggi non noti. Dopodiché i lavori sono stimati in 18 mesi, quindi diciamo, prudenzialmente ritengo che per massimo fine 2025 l'opera sarà consegnata alla cittadinanza.